Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Benvenuti sul mio canale, sono Manuela. Oggi vorrei fare qualcosa di diverso con tutti voi. Tempo fa, in occasione di una convention, ho imparato una tecnica o diverse tecniche di rilassamento da parte della grande Elena Brower. Se non sapete chi sia, andatevi a documentare. È una docente di yoga e ovviamente conosce bene la qualità doTERRA. E ha tenuto questo piccolo addestramento e mi è piaciuto tantissimo, quindi volevo riproporvelo oggi in questo video. Ok, useremo 5 oli, lavoreremo con ognuno di questi in un modo molto veloce, breve e in modo anche molto delicato. Ok, quindi l'obiettivo nostro in questa tecnica sarà rilassare il corpo, calmare la mente e riconnetterci con noi stesse, con noi stessi. Non voglio eliminare nessuno, escludere nessuno. Quindi, per favore, prendete insieme a me, cominciamo con il bergamotto, ok? Allora, gli oli saranno bergamotto, mirra, balance, incenso e melissa. Lavoreremo con questi 5 oli. Quindi, col bergamotto, iniziamo a prendere il bergamotto, mettiamo una piccola goccia sulla punta del nostro dito indice, ok? Poi premete l'indice della mano opposta contro contro la goccia, contro l'indice, proprio così, ok? E andremo ad agire su un punto che in medicina tradizionale cinese si chiama Shen Men. Esiste infatti un punto specifico nell'orecchio considerato il centro di tutte le emozioni, quindi adesso andiamo proprio a metterlo. Allora, sapete dov'è? È proprio qui, ok? Allora, prendete le dita, cominciate a premere, vi dico dove. Allora, un punto di assestamento sotto il lembo superiore, non so se lo vedete, il lembo superiore dell'orecchio. Ok, questo si chiama proprio Shen Men. Mi raccomando, respirate insieme a me mentre facciamo questa tecnica, ok? Questo è un punto di assestamento e di radicamento, ok? Combinato poi con l'olio essenziale di bergamotto, fantastico. Ok, leggermente allentate la pressione, rimanete però così, ok? Quindi insieme al bergamotto, dicevo, l'olio essenziale di bergamotto ci riporta in un luogo di profonda accettazione di sé, un riconoscimento della nostra autostima grazie al bergamotto, e poi su questo punto è meraviglioso. Fate quindi un bel respiro profondo, espirate piano piano, potete chiudere gli occhi se volete. Quindi cercate di riuscire a sentire che il corpo si rilassa. Ok. Si ancora e rilasciate pian piano le mani, ok? Adesso andiamo invece alla mirra, Un altro olio meraviglioso, è una bellezza la mirra. In questo caso lo useremo, facciamo una piccola goccia al centro del palmo della mano, ok? Proprio piccola goccia, piccolissima. Se non sapete dove andiamo, adesso andiamo nella zona del pericardio. Basta che piegate le mani così, ok? Dove va a finire l'indice? Il punto dove tocca l'indice della mano, quello è il punto. Quindi io vado a fare con il pollice della mano opposta dei movimenti circolari, proprio lì, in quel punto lì. Quella è la zona del pericardio, ok? Questo movimento ci deve aiutare a riconcentrarci, a ricentrarci in noi stessi, come ricentramento, ok? Potete fare la stessa cosa anche sull'altra mano, ovviamente con la mano col dito opposto, ok? La mirra è un olio che, come posso dire, si concentra sulla femminilità, sulla ricettività, ok? Quindi fate un bel respiro mentre massaggiate a movimenti circolari, ripeto, su questo punto, ripeto, dove poggia, dove va a finire il dito medio, se piegate le mani così, ok?
Ok, perfetto. Adesso strofiniamo le mani, facciamo un po' di aromaterapia con bergamotto e mirra. Che meraviglia. Ottimo, benissimo. Ok, adesso andiamo al balance. Questa è la parte migliore, secondo me. Per il balance, cosa facciamo? Prendiamo una goccia nel palmo della mano, ok? Solo una goccia. Se non avete il balance, potete utilizzare anche il labiette nero, ok? Quindi in questo caso cosa facciamo? Quindi strofiniamo le mani e adesso andiamo dietro la nuca, ok? E poi tiriamo giù le mani verso la clavicola, piano piano, ok? Le spalle e clavicola. Andate a cercare e fermarvi un po' sul nodo che sicuramente avete sulle spalle. Oh, rilassatevi. Ok. Sono meravigliosi questi tre oli insieme. Bergamotto, mirra e balance. Wow. Ok. L'ultimo, fate un bel massaggio, ma anche un bel respiro profondo. Bel respiro profondo. Oh, respiro. Un senso di pace, dovreste avere un senso di quiete e di pace. Lasciate man mano, piano piano, lasciare che le mani scendano e alleggerite tutta la pressione che avete nelle mani, nelle spalle e nelle braccia. Ok, abbiamo concluso anche con il balance. Adesso andiamo all'incenso, il re degli oli. Con l'incenso andiamo a prendere l'indice della mano destra. Io uso la mano destra, poi vi spiego perché. Prendo una goccia di incenso, ok? E vado scusate, sì, andiamo nella zona del pericardio. Ok, dovete misurare tre dita dalla piegatura del polso, ok? Tre dita. E qui dove finiscono le tre dita c'è il punto del pericardio. Lo sentite sotto, in mezzo a due tendini, un posticino morbido e rilassante, morbido, morbido, ecco, e fidatevi del vostro intuito, dovreste trovarlo proprio lì, ok? Lasciate che il popastello si riposi proprio in quel punto, ok? Intanto respirate, ok? Con l'incenso poi sapete perché l'incenso, perché l'incenso ci aiuta a capire perché siamo qui? Che cosa ci facciamo? Cosa dobbiamo fare qui nella nostra vita in questo momento? Ok? Sapete cos'è il pericardio, no? Il pericardio è il sacco che contiene il cuore. Ecco perché lo faccio sulla mano sinistra, perché la mano sinistra è più collegata, no? Connessa al cuore. Ok? Benissimo. Ok? Basta così, benissimo. Concluso con l'olio d'incenso, passiamo all'ultimo olio. Oh, una meraviglia! L'olio della luce, la melissa. In questo caso usiamo la melissa. Se vi sentite a vostro agio, potete prendere una piccola dose di una piccola parte di una goccia di melissa e metterla sotto il palato, ok? O altrimenti, come faccio io perché ho le mani piene di olio adesso, ne prendo una piccola dose. E la piazzo proprio qui sulla corona della mia testa, ok? Quindi in questo modo, ecco qui, fate un respiro profondo e sentite come se stesse ispirando, ok? Fino a, se l'avete messo in bocca sotto il palato, sicuramente dovete sentire come se stesse respirando fino a quel punto e poi tornare. Se l'avete invece messo sulla corona della testa come me, ok, respirate, è come se stesse respirando proprio fino a quel punto. E questo aiuterà a centrare tutto il vostro, la vostra mente, rilassare il vostro corpo, ok? E alla fine ovviamente facciamo aromaterapia con questi oli meravigliosi. Abbiamo detto la melissa, buonissima,
l'incenso, il balance, la mirra e il bergamotto. Oh. Allora, non sottovalutate mai, ragazzi, il potere di un singolo respiro per aiutarci a riorganizzare il nostro spirito, il nostro cuore, la nostra mente e anche, perché no, le nostre emozioni. E quindi tornare a quello stato di apprendimento, prontezza, ma anche di equilibrio. Grazie per esservi uniti a me e vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao!